Stefano Busolin, presidente Ascot Trade, si chiude un 2015 positivo per la società. Sì, direi di sì, un più 25% sul bilancio, che è frutto soprattutto di un miglioramento nelle performance dell'approvvigionamento, una crescita nella vendita dell'energia elettrica, cresciamo a due cifre, e quindi c'è una soddisfazione generalizzata in azienda. I punti di forza su cui voi puntate, volete continuare a puntare, ancora la soddisfazione del cliente, ad esempio un call center che macina grandi numeri e che tra l'altro, a differenza di quello di molti competitor, è anche in questo caso locale. Ma sì, certamente questa è la nostra caratteristica, 150.000 telefonate all'anno, molte risposte quindi ai nostri clienti, un grado di soddisfazione superiore al 96%, continueremo anche in futuro su questa linea. Il call center, ricordiamolo, è aperto anche il sabato mattina, oltre che tutta la settimana dalle 8 alle 18, il sabato 9 alle 13, e direi anche che, a differenza dei nostri competitor, da noi si può parlare in dialetto. C'è un po' di confusione tra i consumatori, soprattutto sulla nuova bolletta, nonostante appunto questa nuova versione che doveva semplificare la lettura. Sì, certo, l'autorità ha imposto alle società di vendita questa bolletta 2.0, è stata semplificata, va detto, sono scese a due le pagine da 9, quindi una lettura più facile, più snella. Ha creato qualche momento di tensione e di confusione da parte dei consumatori finali su alcune voci, direi in particolare quella che fa riferimento alla gestione del contatore. Va detto che non ci riguarda, per noi è una voce passante. E soprattutto è una voce che già esisteva, un costo che già ognuno di noi pagava prima, con la differenza che da adesso è stato portato in luce. Per il prossimo futuro, visto che Ascot Trade, insomma, è radicatissima in provincia di Treviso, si guarda alle aree vicine, in particolare al vicino Friuli? Area di conquista, siamo presenti da quest'anno con le nostre attività commerciali, con i nostri venditori. Va anche detto che Pordenone, come provincia, per noi la zona con termine al Trevigiano, eravamo già presenti e stiamo lavorando per crescere anche nel resto della provincia.